Che genere fai? Ecco un'altra di quelle domande che ci fanno spesso. E anche in questo caso è bene avere una risposta chiara, netta, comprensibile. Una sola parola. House, techno, commerciale, musica da festa, revival, hip hop, qualsiasi cosa. Però quando fai il DJ, è bene che tu sappia che genere fai. Poi mi dirai, ma io nella mia serata metto insieme generi anche molto diversi tra loro. Comunque sia, se ti devo chiamare per fare qualcosa, ci sarà un genere in particolare che ti rappresenta di più. E questo è quello che mi preme che tu sappia, che sia questa la risposta quando si fa questa domanda. L'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto per tantissimi anni. Ma sai, qui dipende, ma sai, no, qui questo però... Faccio house però, ecco, no, evitiamo risposte di questo tipo, perché sono solo controproducenti. Sembra che non tu abbia le idee chiare, sembra che non tu sappia quello che vuoi, quello che sei, sembra che non tu sappia neanche tanto bene quello che fai. Evitiamo anche altro tipo di risposte, tipo, ma sai, io faccio un genere tutto mio. No, neanche Pink Floyd dicono e fanno un genere tutto suo, quindi figuriamoci se puoi farlo te. Ognuno è quello che sente, quello che ascolta, quello che suona, quello che produce, e ovviamente ha delle influenze e può essere inserito in delle categorie. Siamo d'accordo? Non fossilizziamoci troppo la testa in queste etichette. Il genere è una cosa che cambia molto nel tempo, una cosa di oggi, tra 10 anni magari lo chiameranno in un modo completamente diverso. Poi parleremo anche nei video successivi dei generi che non esistono, delle definizioni che lasciano veramente il tempo che trovano, dei generi che non voglio mai sentirti dire, perché proprio sono cose ridicole, tipo faccio musica da aperitivo. No, non esiste, non esiste una roba del genere. Però all'interno dei generi invece che esistono, è bene che tu riesca a darti una collocazione, anche se poi il tuo set include ovviamente anche influenze diverse. Concretamente io ti dico che faccio house, ho fatto un disco house, però non tutti i brani sono specificatamente house. C'era uno un po' più elettronico, uno un po' più new disco. Però l'album che ho fatto è un album di musica house e io vorrei sempre di più essere un DJ di musica house. È importante avere chiaro questo per potersi collocare, per poter lavorare anche nei dischi che si fa. Se fai dischi di tanti generi, anche molto diversi da loro, finisce che poi magari disorienti i tuoi ascoltatori. E diventa difficile anche per chi ti vorrebbe pubblicare. Quindi cerca di avere ben chiaro che genere fai, che genere vorresti fare, cerca di darti una collocazione, anche in questo caso con una frase sola e semplice. E poi, visto che non sempre è facile, anzi non lo è per niente, fare quello che effettivamente ci piace, cerca di lavorare in quella determinata direzione.